Ehi là! Che Ui, porca troia! hai combinato? Dai. Sto schiantando, cazzo! Stavo a fare io prima di... Me sto collegando, sta a caricare. Merda! Mi butto, via. No! Ok. Dove l'elicottero? Dove? Oh, onde è l'elicottero? Siamo sott'acqua? Ah, Ah, eccolo qua mi ha l'elicottero. fatto rinascere sott'acqua a me. Sì. Vedi che sei lontano. Buonasera, Carlo Sky, buonasera! Buonasera, ma perché c'è un elicottero in acqua? Hai combinato? No, mi ha atterrato, sì. Mi ha sparato Sei uno atterrato. l'aereo. Ah, è proprio morto allora quel coso. Sì. Che cazzo è? Ah, il puma questo. Niente, stasera Porticciolo di Prudman, volevo ok. sbloccare questa signora. Così. Ottima idea. Dovrebbe dare qualcosa, qualche veicolo. Ci consegna l'elicottero. Ottimo. E che succede? Ehi. Concettino! Ma tu c'hai le munizioni? Io praticamente ho 12 colpi, Che fucile a pompa, cazzo è? basta. Io ho 10, non lo so, non ho visto. Ah, qua è. Non sei a volo di pistola. Vai, scendiamo, cerchiamo di fare silenzio. Il cazzo, quello forte è questo! Che testa di minchia! Tutti i kit l'ha finiti bene. Ah, fa il culo, ci vuole due pugni, ammazza! Attento! Ma onde? Ah, è arrivato. Sì, ecco, passo avanti. Bravo. Non la posso prendere questa. Libero un posto all'aperto, dai, dove siete, bastardi? Le barche. No, ora io ho fatto saltare all'aria. Affanculo. C'è qualcuna qua dentro sicuramente. Sto cercando, sono in questa stanza, in questa casa. Sta sentendo che parla. Sì, ma non riesco a beccarla, dove cazzo sta? Puccettino, ci sono, eccomi qua. Ti svegli. Ah, posto, erano quelli in acqua, rompevano le scatole. E no, andiamo la signora, ma boh, tanto la liberano ora. Ma guarda, infatti, si era aperta a breve. Certo, con le palle arrivano questi, palle e forconi. Puttana, che palo. Eccola qua, la signora Adelaide. Ma io finora l'elicottero non ho visti. Beh, si Adelaide, muove a eccola qua. darcelo. Eccola qua, dobbiamo fare una missione. Salve Adelaide. Grazie per avermi dato una mano a riprendere il mio porticciolo, ma ho un problema, tesoro. Quei merdoni degli Edeniti mi hanno rubato Tulip, Tulip, l'ottorina più agile del Montana. Preferisco farmi ammazzare che lasciare la mia bambina in mano a quei cazzetti flosci. uè. L'elicottero l'ho vinto col mio divorzio, legale, legale.
Quei testimonial della disfunzione erettile l'hanno dipinto di quell'orrendo color maionese degli Edeniti. Quindi l'unico modo di trovarlo Dovrò identificare il pilota. Dovrebbe essere facile. Gli altri elicotteri della zona sono pilotati da da donne. donne. Volavamo insieme tutti i weekend, ma la nostra amicizia è andata a gambe all'aria quando quelle puttane volanti si sono unite all'Eden's Gate. Quindi non mi interessa se si beccano un proiettile vagante in mezzo alla fronte. Che ne dici, tesoro? Dammi Dammi una una mano mano e io e la mia tulipa io arriveremo qua arriverò quando e quando dove avremo avrai bisogno. bisogno. Ok. Ho sentito che sei uscito dal Gaudio. Bene. Aggiungere le riviste, Oh, sono belle riccio. lontane queste. Ma l'elicottero ce l'ho da per questa missione? Ma speriamo. Speriamo. Allora, andiamo prima. Capanno di caccia. Che è vicino. Ah, là sopra! Sì, è lui a decidere. A Ok. posto, uno in meno. Sto sparando. Dai, c'erano ancora i tirati a terra. Muori, bastardo. Vediamo, ci sono armi qua, vero? Che siamo senza. Sì, un po' di munizioni farebbero davvero comodo. C'è qualcuno qua dentro. Merda. Sì, Guarda che c'è fuoco ovunque. eccolo qua. Grazie per avermi salvato le fiamme. Dacci munizioni allora. Sai che dire solo grazie. Non c'è niente qua. Proprio secco, bastasi. Niente. Due uova fritte giù su, sì, voi. Eccoli! Ho aperto qua, quasi quasi. Sono amici questi? Non sono amici. Ah, sì. Forse perché gli esplodo contro, non lo so, potrebbe essere amici. Oh, vabbè. Ok. Ah, siamo già qua, Buono, ottimo. buono. Male. Comunque. Ma vaffanculo, mazzati, vaffanculo. Un mucciucca. Mi ha sparato, mi hanno atterrato. Ah no! L'ho trovata. Ecco. Una femmina era. Bene. Ah, vado a vedere questo, ecco. No, ma come mi ha fatto resuscitare? Il Fantastico. pomo. Pensavo non lo facesse. Dov'era la tipa? Sopra? Sì. Ci vuole due pugna e via. Ok. C'è razzi, non c'è. Lo sto cercando anch'io. Vaffanculo, non l'ho preso. Ok, dov'è l'elicottero? Cioè, andiamo a fare Allora, quell'altro. vedo che ce ne sono due elicotteri, io direi di prenderli entrambi. Ok, tu prendi una e io l'altro. Sì, in teoria almeno dei due sopravvive, no? Certo. L'hai preso? Sì, aspettavo te, sto partendo. E già ci hanno beccato già. Una giocata. Penso sappiamo già dove va, facciamo avviare Pertanto il caccio a movimento. pocettina la caccio. Che non serve.
Quando trovi quel bastardo, aspetta che atterri con la mia piccola Tulip. Poi strappagli il popparuolo e riportami a casa Tulip. Non fare del male alla mia elicotterina. Ok. Guarda come ti segue la tizia. E ti veni da questa parte? Devo trovare un punto alto. Coprimi. Che stai facendo? Dove verrà? Di qua non si vede però. Facci il giro largo, va. Infatti bisogna uccidere il cazzo di pilota. Aspettate. No, sto spando al pilota. Ok, è morto. Brava! Cioè che botte gli ha dato la sopra. Lo potevo morire. Vai. Spara! Scusa! È uccisa. No, aspetta, ma merda, stiamo morendo. Ah, ma tu sì. Sì. Assala io. Ah, sparava a lei, sparava ad altro. Ok. Guarda che bello. Veloce. C'è il mirino. Guarda come veloce. C'è il mirino. Iii, che bello. Guarda, guarda come. Ehi, pigliolo. E ora? Inizio a scendere con la C. Ah, bene, dobbiamo sparare allora. Mi devo mettere per bene. No, libera il portico, dobbiamo proprio liberarlo. Non ci stavate a sparare. Ma se fai shift, vai col missile che puoi sparare, credo, no? Shift. Quello da terra. È un cambio visuale, o questo elicottero no. Messaggio. No, che non è questo il tipo. Paura che ci massacrano all'ultimo. Ah, infatti vai piano. Vai scendendo tu e bevi, vai. Ottima idea, così ti butto giù da giù. Mi schiatto, mo spaccamo su questo. Ah, vai a atterrare l'isola a destinazione. Mannena puttana. Ok. Dove è la rete? È l'elicottero qui. Oh. Dove stai andando? Qui, eh. Oh, ferma! Che cazzo sta facendo questa? Oh! Non voglio vederti diventare un angelo. Porca troia, sei stato grande! Grazie, lo so. Mille polene. Sei arrivato in tempo per la festa e mi hai pure riportato Tulip, tutta intera! Certo! Sono una donna di parola. Quindi, se ti serve una pilota capace di far saltare via la cappella, cappella da 50 piedi di altezza, punta su di me. Chiamami quando vuoi. Ah, io scrivo.
Grazie di nuovo. Ti devo un favore. Ciao, chiappette. Ciao, Giappone. Quindi questa qui è un compagno che guida l'elicottero e okay. C'è il caso di emergenza. Certo. Ma vedo tutto appannato io, tu? Pure io. Sta per partire un video là. Ed è partito il video. Esatto. Vediamo che vuole questo. Ci mangia. Ah, no, devo sto cavolo. Ma è strano fare questi video. È tipo una sorta di storia secondaria, sembra quasi. Per raccontarci qualcosa. Forse non ti importa. Ti vedo che corri a destra e a manca, sei violento con persone che non vogliono farti nulla di male. Sono in pace. Vogliono stare qui. Lo so che hai dei dubbi, ma è l'unico modo in cui può finire questa storia. E tu non puoi farci proprio niente. I tuoi amici là fuori sono dominati dalla paura. Loro non capiscono. Ma lui sì. E ti guiderà. Ehi, novellino. Forza. Va tutto bene. So che sei qui per riportarmi indietro. Va bene. Lei lo sa. Tutti lo sanno. Credi di fare la cosa giusta? Credi che io debba essere salvato? Ma non voglio. Non voglio tornare indietro. Non voglio. È bello. Ti sei mai fermato un secondo a ripensare alla tua vita? Intendo a pensare a cosa ne hai fatto, capisci? Ci dicono che possiamo diventare quello che vogliamo, cantanti famosi, grandi atleti, star del cinema. Faremo tutti successo, novellino. Ma no. Non è vero. Viviamo delle vite materiali, facendo quello che qualcun altro ci dice di fare. Giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno. Tutti pensano di essere liberi. Ma pensaci, quando è l'ultima volta che hai fatto qualcosa di tua volontà? Pensaci. No, novellino. Non viviamo le nostre vite, viviamo le loro. Pensiamo anche di essere liberi, ma è soltanto una bugia, un'illusione. Oh, cavolo, non ne posso proprio più. Sono stufo di accettare sempre tutto. Sono stufo di continuare a fare il galoppino. E sono stufo di raccogliere la spazzatura degli altri. Non ne posso più. Perché? Se questa è la vita, allora non riesco a capirne il senso. E che c'è? Questo posto, finalmente, mi ha reso ciò che non avrei mai pensato di poter essere. Felice. E alla fine, novellino, l'unica cosa che conta veramente non è la felicità,
E che cavolo! Fatto d'ora. Dai, forse è finito. Ok. Rianima Bork. Dov'è Bork? Con la Bork! Bork! Ah! Fermati, Bork! Fermati! Prendi subito Bork, presto lo devi salvare! Riusciremo a salvarlo? Lo scopriremo nella prossima puntata. Guarda, vai forte. Ah, vado. Bork, eccolo là. Sei su un cazzo, non avevo nessuna idea. È tutto drogato. Ma quando è che l'abbiamo salvato questo? Non come lo ricordo. Oh. Beata ignoranza. Salve. Ah, ma lui era sempre qua. No, no, non era sempre lui. Ma no. Ma senti. Non te la farà, poi se riesce a guardare. Tieni gli occhi aperti. Vedo un elicottero rimasto qua dall'alto. Occhio! Ah, c'è cazzo che spara, vai, spara, minchia! Brava, spara, bravissima. Ah, vedi che serve questa. Spara, spara. Sì, infatti non è fatto male. Potevo fare di meglio. Farò di meglio. Brava. Ah, sei arrivato, eh? Con calma, tranquillo. Dov'è la tizia? Dottore, eccoti qua. Dottor Charles Lindsay, faccio parte di un gruppo di gente che si è rifugiata a sud di qui, alla vecchia prigione. Sono giorni che Fate e i suoi angeli tentano di stanarci. Ero uscito per trovare un modo per fermarli quando mi hanno catturato. Credo di aver trovato un modo per attirare i pazzi. Ma gli ingredienti per l'esca sono nella mia borsa, che la setta ha gettato nel lago. Il fatto è che... non so nuotare. Lo so, chi è che non sa nuotare oggigiorno? Resta il fatto che ho bisogno che recuperi quella borsa. Allora, la borsa è dentro l'ago. Prendi la borsa del dottore. Qui sono affogati un paio di turisti anni fa. Chissà che puzza terribile ai loro funerali. Vuol dire che appena prendi la borsa così riempi di gente? Sicuro, o c'è qualche coccodrillo? Io infatti mi sto qua quasi quasi così. Caso, no, c'è droga, c'è la droga. Stai morendo soffocato, che cazzo.
Ci sono morti qua. Libera l'area, lo sapevi. Sì, tranquillo, ci sto già pensando io, massacro pesante. Minchia, ma tu andavi. Guardi Bengala, ma non fanno niente Bengala. Lo so, sono per distrarre, no? Bravissima! Beh, veramente sono maschio, eh. C'è pure lei con l'elicottero. Ma dov'è il tizio? Libera. Eccolo qua. Porta la posta al dottore. Calmati, 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 ci sono io qua, cazzo. Fermati. Fatti fermo. E adesso sta cazzo di borsa. Oh, eccolo qua. Il vice, quello di cui parlava Dutch, eh? Scusa, mi chiamo Charles. Ma tutti mi chiamano Doc, però. Però non sono quel tipo di dottore. Sono un veterinario, ma al momento sono sì e no il pronto soccorso locale. Ricucire ferite da arma da fuoco è molto diverso da far partorire una vacca, poco ma sicuro. Scusa, non c'entra. Senti qua, ho trovato una cosa che sembra attirare gli angeli. Il che vuol dire che possiamo guidarli. Guidarli con forza e bestiame. Ho fatto una prova sul campo, ma è andato tutto a puttane. Stupida setta. Mi mancano gli ingredienti, quindi se il resto qua finisco. Sotto terra. Devo tornare alla prigione. Ok. E quindi? Ok, una perla d'orso nera intatta. Due palle. Vabbè, un bel elicottero perlomeno. Beh, sali nel mio. Abbiamo l'elicottero, però dove dobbiamo andare? Sei salito? No. Sulla mappa sono spuntati i punti gialli. Allora. L'hai messo tu già? Ok. Sì, ho messo il primo che era anticapra forse, vabbè, poco importa, forse è il secondo due. Antilocapra. Anticapra è più divertente. Anticapra? Ma non penso che andavi in notte. E che cazzo è? Che cazzo! Ma non penso c'è questa qua. Forse dobbiamo cacciare la capra. Parola. La capra. Quello che parla, è rompico io. Sì, c'è la fatina qua sotto. E allora, antilocrava, dai, come cazzo si chiama? Io notti. Merda! Che brivido mi dai il grilletto! Beh,
Meno male che c'è chi sta, questo coso. Prendi che cosa? Ah, la tua. Ma è esplosa lei? No. Eh sì. Fantastico quest'arma. Buona giornata. Ehi là, come stai? Ma... Vabbè, quindi qui non abbiamo nulla da fare, mi sa. Perché? Tu hai capito cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo trovare le crape. E qua c'è una capra, una crapa, una capra appesa al... Appesa, ma è... Ma allora dobbiamo... Dice dobbiamo cacciarla in zona? È una rottura di palle. Sì, non sembra una missione divertente. Là ce n'è una. Ok, sparato. L'ho presa o no? Eh no, scappate, è troppo lontano, mi sa. Fanculo. Niente, non la vedo più. A posto, presa. Era morta? Sì, era morta più avanti. Ok, l'ho presa allora. Ok, ora un'altra dobbiamo trovare. L'hai trovata tu? No. Forse con te abbiamo una possibilità. Ciao bellezza. Ciao. Dov'è? Che palle. Piano piano. Ah, ho visto qualcosa sulla destra. Sì, eccola qua. Ti appassi? No, sto scappando davanti a me. Ottimo. Dov'è? Saccheggiata, perfetto. Bene, ora pelle e dorso. Con l'alce abbiamo massacrato pure sparando 10.000 volte. Male, male. Palle. Sto a cercarlo. Guardi che dove sei tu non ci sono orsi, almeno sulla mappa. Presa, ah, ottimo. Ok.
Aonzi. Tu dove sei? Ah, sei stato dall'altra parte, ok, arrivo. Stavo avendo la testa, stai venendo da me in pratica, ok. Rampina? Non me lo va. E ora risuscitavo. Ok. Vai, destinazione. Sulla sinistra c'era un'altra missione. Comunque. Sì. Vabbè, andiamo. Hai avuto problemi a trovare la roba? Io ci avrei messo dei mesi. Gli angeli di Fate sono praticamente dei cadaveri ambulanti. Sono oltre ogni possibilità di recupero con tutto il gaudio che hanno assunto. Ma forse con questa roba possiamo levarceli di torno. Quando sarà tutto pronto, ti andrebbe di fare una prova sul campo? Sono sicuro che funziona, direi il 95%, però dobbiamo comunque controllare. La mia attrezzatura è al sicuro, grazie a te. Ok, parla. Vice, Sì. scusa, è che mi servono tutti gli ingredienti prima Una di giovata. riuscire a una nuova partita. Ancora. Continuerò a lavorare alla formula finché non avrai trovato tutto. Vice, siamo pronti per la prova. Ok. Ma qui l'esca di prova, dov'è? Ah, Ci qui. siamo. Vice, siamo pronti per la prova. Raggiungiamo la factory. Ok. Andiamo a dire. Va fuori. 300 metri c'è la fattoria. Mira bene, mira. Mi sa che c'è la capannina davanti, per qua dovrebbe andare Ecco qua. bene, esatto. Morte dall'alto. Ci sono chieteniti. È entrato a piedi. Che succede? Gli adeniti quali sono? Vai, cattivi, dai. Ah, dobbiamo uccidere tutti alla fine dei conti. Ora, perché ho ucciso quelli? Aiutami, sono Ok, allora forse non tutti andavano uccisi a questo punto. Svista mia. Forse con l'esca dobbiamo ammazzarli a E questi. qual è Questa l'esca, cavolo? telepresa, sarà l'inventario. Eccola qua. Penso. Seccio. Sento ecco gli orsi. E quindi? Ma non è questa l'esca.
Ah, guarda questo. Oh. Ma dobbiamo ucciderli tutti, dici. Uccidiamoli. Adesso ce n'è uno. Dov'è? Ce n'è essere uno. Immagino che possiamo scendere da qua sopra, no? Penso. Va, proviamo. Merda! Già va morto. Ho trovato l'errore nella formula. Serve una concentrazione più alta di feromoni estratti da soggetti infusi di gaudio. Posso ricavarli dagli animali che se ne sono nutriti. Raccogliene più che puoi e portami i nuovi campioni. Merda, meno male che l'ho capito prima che tu usassi la partita sbagliata. Sono sicuro al 75% che così funzionerà. Ma vado, storso. Ecco, va dentro. Ah. Forza, orso, spunta. Orso. Ah, io non c'ho un rumore. Eccolo qui. Ecco. Ok, ucciso. Ah, pista, siamo storti. Fa la pelle nera di nuovo, sta stato. Che trovato? Perché sono storti? Che è successo? Lanciamo la carne e esce solo l'osso. Porca troia! Ah, dov'è c'è la carne? C'è carne? Ce l'ho. Ma io non ne ho di queste cose non appropriate. Ci potrei creare delle... La carne qual è? Quella con la zampa? Carne? Cacciatore supremo? No, la carne. Fai Q... esca. Esca, se premi Q sì. E vai nel numero 7 esca. E c'è la carne. Con quella vengono gli orsi. Sì, va, ora provo un'altra volta. La lancio. Eccolo qua. Eccolo qua. È arrivato un orso nero. Pelle rovinata. Bantor se non ci arrivo, dai. Cazzo fa sto elicottero? Non sta in piedi proprio. Attento, sto arrivando. Osso nero, fanculo.
lascio stare. Fatto lui lasciare stare a noi? No. Eh no, infatti, bastardo, via. Nero. E ho finito l'esco. Ho lanciato un'esca che c'avevo. Non lo so, non era più questo, mi sa. Già. Cool. Niente, e ora? E ora? Come si crea? Vabbè, comunque siamo nella zona delle critiche, quindi se cerchiamo, immagino lo troviamo. E io posso vedere qua, tu? Sì, sono io. Pensavo che dall'altro riuscivo a vedere qualcosa in più, ma... No, per non forza... Non sono convinto. L'esca ci vuole, per forza. Se c'è l'esca della non penso. No, pezzo, non la vende. Pezzi di carne, niente. Ancora. Eccolo. Eccolo. A onde? L'hai visto, no? No. Ok. Affanculo. Fatto. Andiamo dal tizio. Ci spostiamo. Oh, spando io, sono finito praticamente i proiettili, penso te. Ancora? Sì, sì, ci sono. Ah, per il teletrasporto, pensi che eravamo dall'altra parte del mondo. No. Se fosse crashato. Ok. Infusi di gaudio che mi servivano. Ho avuto modo di rifinire la formula. Ora è a prova di bomba. Appena finisce di raffinarsi, avrai una nuova partita pronta all'uso. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che hai fatto qui, vice. Lo sceriffo ha detto che eri in gamba, ma non pensavo così tanto. Giuro su Dio che un giorno...
giorno o l'altro qui ci troveranno delle battute morte. Levati dalle palle, Steve. Conosco i miei diritti. Non sto facendo niente di male. Wow, questo è un lanciafiamme. Victor Bosho. Sei in fretta per colpa della frenesia della vita moderna, puoi chiamarmi Sharky. Benvenuto nella mia disco inferno. Il mio posto speciale dove posso essere me stesso senza che il garante della libertà vigilata e gli sbirri come te si facciano i cazzi miei. Qui posso scatenare il caos e le fiamme in un ambiente senza mutande e senza conseguenze. Sì. Anche se oggi ho messo le mutande. Sì, però vai a sapere cosa hanno in serbo per noi i prossimi 45 minuti. Ho un sound system da ecoterrorista pronto a sparare 110 decibel della musica più infuocata di sempre. Ogni volta che l'accendo arrivano quegli idioti. Ciao, allora vieni pure. Stavo per mettere un po' di musica e fare una bella grigliata. Va bene. Ogni volta che l'accendo arrivano quegli idioti degli angeli. Non capisco se la amano o se la odiano. Ma cazzo, se mi diverto a sciogliere quelle facce. Non preoccuparti, quegli angeli sono già morti nella testa. Io li spedisco in gloria nel paradiso della disco. Vuoi darmi una mano? C'è da divertirsi. Giuro che non lo dico a nessuno. Non siamo nemmeno obbligati a metterci le mutande. Io ci metto la musica e il lanciafiamme per farli ballare. Tu puoi usare un po' quello che ti pare, vedi tu. Scaldiamo la giornata. Ok, bella. Non vedo l'ora che arrivi l'autunno. È la stagione perfetta per godere. Ah, ci diverte qui. Bella, bella. Abbiamo dei nemici. Un altro trofeo per la mia sala. Meno male c'è chi sa quello che ho fatto. Aspetta, lo aspetta. Sono fatto, non c'ho pure ragione, poveraccio. Ok, spente due anch'io. Merda. Già. Ah, un cazzo di maspara. Cioè, manco un ruolo e morivo, cioè. Ma guarda dove, guarda.
Perfetto, sta a resuscitarlo. È stato divertente. Se solo tutti gli sbirri fossero come te. Che ti posso dire, amico? Io e te abbiamo la chimica. Siamo tipo una squadra. Ok, ti lascio andare. Chiamami la prossima volta che sei alle prese con gli angeli. Cioè lancia fiamme. E tu l'hai preso. Che l'ha preso lui. Chi c'è? Sei fatto. Posso usare due mercenari quando sono in single player, porca troia. Vabbè, tanto. Ci sono io che sono il secondo mercenario. Ecco, apposta. Ancora io sono sti bastardi. Cazzo, hai fatto tutto contro il fuoco per te prendere. Va bene. Finiamo qua questa sera? Sì, direi che va bene così. Ok. E allora una buona nottata, Carlo Sky. Buonanotte, ciao ciao. Ciao ciao.